Nella rubrica La burocrazia ci ammazzerà tutti, ci occupiamo oggi di una sottorubrica, ovvero anche le cose più semplici, se qualcuno si mette col bastone fra le ruote, possono diventare difficili e possono inchiavicarti una vita intera, anche per un lungo periodo. Non mi chiedere di ripeterlo perché... Siamo buona con il signor... Buona la prima, e quello sarà per sempre. Siamo con il signor Leone. Leone... di nome ma non di fatto, certamente. No? Educazione, rispetto, rispetto sempre, sempre per sempre. Chi lavora. Perfetto. Poste Italiane. Poste Italiane, chi di voi non ha un aneddoto legato alle Poste Italiane? Ma quello del signore Leone ormai da qualche tempo lo sta tenendo in questo limbo per un pacchetto acquistato su internet. È un'etichetta questa volta diversa da quella che in 21 anni è stata utilizzata, o sbaglio? No, andiamo dall'inizio. Suo figlio acquista un pacco da internet. Come e ha sempre fatto, anzi, lui sempre in fatto da diverso tempo. Stanno arrivando anche degli altri pacchi. E dato che è cambiato, diciamo, la direttrice alla Posta di Canneto, ha avuto la felice idea, siccome mio figlio, dopo 21 anni, se ne sono accorti che ha il doppio nome. E quindi non è soltanto Fabrizio Leone. No, è Fabrizio Leone Fiorello. Ecco, quello è il problema, il Fiorello. Quando mettete i doppi nomi. Oh. Però nel frattempo, in 21 anni, non abbiamo fatto nessun trasloco, abitiamo la stessa parte e non ci siamo mai spostati, tra virgolette. Presumo che sulla via, il civico e quant'altro, ci sia solo un Leone Fabrizio. Non ci metto la mano sul fuoco, mio caro papà, ma noi... probabilmente c'è tutta Adelphi, cioè ce n'è uno solo. Certamente, certamente. E io ho lamentato alla direttrice, ho detto, vabbè, allora facciamo una cosa, se sulla stessa via o nella zona limitrofe troviamo un altro Leone Fabrizio, il pacco tenetelo, non lo piango io il pacco, perché tra virgolette il pacco è stato già pagato e non si può spedire indietro, perché ovviamente loro sono sostenuti per una settimana e non vedo il motivo perché dopo 21 anni hanno bisogno. Anche perché non entriamo nel merito, ma c'è un fatto che coinvolge il figlio, che è stato costretto a restituire una certa somma. E lì nasce il problema. E lì invece cioè, l'etichetta era Leone Fabrizio, però i soldi se li sono presi. Quindi a prendere i soldi Leone Fabrizio come tutte le cose italiane. Quando invece bisogna darla la cosa. Come tutte le cose italiane. Però è bizzarro il suo caso, bizzarro. È molto bizzarro. Però tra l'altro la cosa ancora più bizzarra è quella che io ho dato il mio documento, ho dato il documento di mio figlio, ho dato l'autocertificazione, però ho chiesto solamente una cosa, il nome e cognome di chi stavo parlando. Perché non si era presentato. Non si era presentato, come buona educazione. La direttrice è uscita successivamente dicendo che io l'avevo minacciata addirittura per aver chiesto nome e cognome. Il paradosso di tutta questa vicenda, volendone trovare un altro, è che il signor Leone, sua moglie e il suo figlio hanno un conto anche alla posta, a questo ufficio postale, quindi sono ben conosciuti, tant'è che anche l'imbarazzo nello sguardo dei dipendenti, degli impiegati, è stato tangibile, si è visto, non sapevano dove nascondere la faccia. Sì, perché tra virgolette... loro sarebbero ben disposti a dare il pacco, però la direttrice ha messo un punto interrogativo. Perché ha scritto una email, così ci è stato raccontato, al centro meccanizzato postale. No, ma a parte quello... No, per avere una risposta. Ha detto ai dipendenti, io non mi assumo la responsabilità, se volete dare il pacco datelo. Però mettete la firma voi. Allora io al che ho detto, vabbè scusi, loro sono semplici dipendenti, dipendono da lei. È lei la direttrice, perché e poi se n'è andata nella stanza, arrivederci e grazie. Aspetti ritiri, da quando va avanti? Sono quasi una settimana. Nel pacco c'è il regalo per una persona. Eh sì, che dovevano consegnare. Quando è il compleanno? È purtroppo domenica, è imminente, ecco perché mio siamo figlio... Siamo a venerdì, non credo che... Che si riesca. Lo so. Fategli un bigliettino d'auguri, mettete. Arriverà prima o poi, forse, se la direttrice delle Poste di Canneto di Adelphia vuole, ti arriverà il regalo. Ma non capisco perché dopo 21 anni che mi arrivano i pacchi a casa. E poi la cosa strana, se me lo avevano consegnato direttamente,
non succedeva niente. L'hanno portato qua perché non l'hanno mai consegnato e hanno detto anche una falsità, quella di dire che l'abbiamo consegnato quando io stavo dentro casa e tra l'altro ho anche le telecamere. Devo dire la verità, molte volte non suonano, lasciano le... Sì, ma ho le telecamere, tra virgolette, io l'avrei visto dentro la telecamera. Invece no, ho visto la sua collega, donna, che andava a consegnare la posta. Se mi promette di non ruggire... No, no, assolutissimamente. Signor Leone, no. Andiamo all'ufficio postale. Venga con me, andiamo a chiedere spiegazioni. La ringrazio. Proviamo, vediamo. Proviamo, tentiamo. Attendete, quando mi sarò liberata verrò. Sono riunione. Vabbè, non sappiamo in come si chiama. Va bene. Evidentemente non è importante se lei sta parlando con me adesso. No, invece è evidentemente il contrario. Evidentemente sto dando importanza a voi, ma deve evidentemente. No, la domanda è un'altra. Se deve dare importanza, mi deve dare importanza perché deve rispondere alle domande. Tra l'altro sono un cliente di questa filiale. Pur non avendo ruggito, signor Leone, niente. Ha sentito, è venuto a darci un poco di soddisfazione, ha interrotto la riunione per parlare con noi, ma non ci ha dato una risposta. Non si è nemmeno presentato. E vabbè, è uscito di là, ho chiesto alla direttrice, facciamo 2+2. Vabbè. Possibile che questa cosa del 2024, dopo 21 anni di consegne di pacchi, non si possa risolvere prima del compleanno di questo ragazzo? Chissà che cosa c'è, mia mamma è incuriosito. Vabbè. Lo so, per intimità non glielo chiediamo. Tino, non ti farò nessuna idea, Non ti farò nessuna idea, perché lui è maligno, Lui è molto maligno. No, va lui bene. È tranquillo. Signor Leone, noi mi diceva che voleva un po' di notorietà il direttore della... La direttrice, non io. No, dico, la voleva un po' di... Sì, certamente. Crediamo un pochettino di avergliela data. Io mi auguro, poi le facciamo sapere andrà a finire questa ormai barzelletta. Sì, perché voglio sapere come si conclude, per capire se c'è la battuta finale, se possiamo ridere di gusto tutti insieme. E speriamo che si risolva. Forza Bari, senti. Forza Bari. L'importante per molti è Forza Bari. Forza Bari, per il resto, tutto il resto. Ci ce ne frega, Leone. Mi sembra un déjà vu, caro Leone, però sì, aspetta un attimo, devo farlo. Finalmente. Io ti faccio il segno della croce perché sono miracoloso. Siamo venuti e dalla posta è arrivata l'email che sblocca caso, tutto. Guarda caso, negli dopo attimi, una settimana. Negli dopo attimi, una settimana. Quindi cosa devi fare? Niente, oggi pomeriggio dovrei compilare questo. Purtroppo deve smettere di lavorare qualche ora prima mio figlio, però ti dovevo chiamare Sant'Antonio. Perché ci tu ci manderai una fotografia, ti farai una foto con il pacco e ce lo mando. Ciao Antonio, buonasera. Dopo tante peripezie, finalmente, grazie anche a te, siamo riusciti ad avere questo benedetto pacco. Ringrazio a te e tutta la troupe. Sei un grande.